Va ora in onda il Salotto di Mirtilla. Interviste ad artisti di tutto il mondo. Solo su Radio Free Station. E buonasera ai nostri ascoltatori di Radio Free Station. Grande evento questa sera con un cantante, io devo dire cantante che conosciamo in tutto il mondo, perché lui è conosciuto in tutto il mondo. Però prima di presentarvelo, anche se l'abbiamo già avuto presso i nostri microfoni, voglio dirvi quali sono le persone che si trovano in questo momento con me in studio. Abbiamo il nostro Luigi, ciao Luigi. Ciao, buonasera a tutti. E poi abbiamo Nello Ferrara dalla Campania. Ciao Nello. Buonasera, buonasera, ciao Antonietta, ciao. E poi abbiamo il grandissimo, amato da tutti quanti noi, Bobby Solo. Ciao Bobby. Grazie di cuore carissima, grazie, ciao. Allora, io prima di iniziare la nostra intervista, prima di cominciare a parlare con te, volevo mandarti gli auguri e i saluti, in particolare da parte di un'altra speaker che fa parte di Radio Free Station, ma fa parte anche di una radio australiana, che ha avuto il piacere, oltre che l'onore, di... Angelina. Bravissimo! Bravissimo! Proprio Angelina, che si è svegliata alle 3 di questa mattina, perché sono le 3 lì in Australia, per poter ascoltare la tua diretta. Quindi niente, l'hai riconosciuta, sarà un grandissimo piacere per lei. Un caro saluto, una simpaticissima signora, è venuta anche a sentirmi col marito e il figlio in un bellissimo concerto che ho fatto in un centro commerciale. Sì, lei è innamorata. In Italia, vicino a Rovigo, sì. E infatti mi ha detto appunto che vi siete abbracciati, conosciuti, che aspetta adesso che tu vada in Australia proprio per poterla... Dovevano mettersi d'accordo solo gli impresari sugli orari, le date e tutto il resto. Infatti è tutta roba che fanno gli impresari. Speriamo, perché l'ho fatta già 6 volte l'Australia. Lo sappiamo. Fatta 6 volte, infatti l'ho fatta... L'ho fatta quando ancora non c'erano le rotte tipo 18 ore, ma durava 32. Ed era una cosa tremenda, perché all'andata la rotazione della Terra, loro cambiavano 3 equipaggi. Pensato. 8, 24, 8, 16, 24, cambiavano 3 volte, perché sennò morivano. Noi dentro, sempre dentro l'aereo, poi un'ora di pausa ogni scalo. E la cosa forte era che all'andata, con la rotazione della Terra, erano tutte colazioni. E al ritorno erano tutte scene. Perché la Terra gira. E certo, quindi, che gira. Invece uno magari c'era voglia di mangiare un piatto di pasta e ti davano la brioche col cappuccino. Pensa un poco. Comunque lei sta scrivendo intanto nella nostra community: I love you, Bobby. I love you. Grazie, I love you. thank you. Allora, intanto noi vogliamo ricordare che diciamo quest'anno ricorrono 40 anni dalla morte del grande Elvis Presley, avvenuta il 16 di agosto del 1977, e sappiamo che tu proprio ultimamente hai fatto questo meraviglioso CD dove canti insieme ad un'altra cantante le canzoni di Elvis. Lei ha fatto solo l'arrangiamento, si chiama Silvia Pagni, è molto brava, sì. È una pianista di jazz e una fisarmonicista virtuosa, proprio una velocità incredibile sui tasti della fisarmonica, e abbiamo deciso insieme di fare questo tributo a Elvis, ma senza fare una imitazione un po' pacchiana. Gli abbiamo dato un colore, come si dice adesso, unplugged, acustico, che occhieggia un pochettino, visto che lei è molto brava con gli accordi jazz, un sapore quasi di un jazz morbido, non esagerato, non troppo complicato, e ho avuto dei buoni apprezzamenti da fan come per esempio Luca Barbonaglia, che è un ragazzo di 50 anni che gestisce un locale in Francia a Mentone, che conosco da 35 anni, e se il disco non era buono me l'avrebbe detto. E effettivamente, insomma, c'è una bella atmosfera, mi sembra.
Certamente. Senti Bobby, ti faccio una domanda, poi vorrei passare proprio la linea al nostro Nello, che ha voluto proprio te in questa nostra radio. Grazie. Quindi grazie anche alle sue insistenze siamo riusciti, insomma, ad anticipare noi i tempi di una di un'altra intervista. Però è stato proprio Nello Ferrara che voleva che tu ci ricordassi questo Elvis Presley. Ma in che maniera diciamo ha influenzato la tua carriera Elvis all'inizio? Ma completamente, perché diciamo che tanti anni fa, quando avevo 14 anni, ero un ragazzo, oggi ragazzi, vedo mio figlio che c'ha 4 anni che già maneggia l'iPad e già va sui siti, e cioè vedo che questi giovani sono già molto preparati, ma i 14 anni del 1958 eravamo veramente timidi, spaventati, quindi cercavamo, vari ragazzi cercavano un punto di riferimento, chi cercava il punto di riferimento in un calciatore, chi in un pugile o in un attore. Io l'ho trovato in un cantante, ma per caso, perché all'età di 14 anni mi innamorai di una ragazzina di 14, ma un amore platonico proprio, senza neanche un bacio, però era un'americanina e si chiamava Betsy McGurn, figlia di un giornalista del New York Herald Tribune, corrispondente a Roma. E sta ragazzina bionda con la coda di cavallo mi parlava sempre di Elvis Presley, ma io non sapevo chi era. Io conoscevo Tony Dallara, Johnny Dorelli, Celentano, Mina, io non sapevo assolutamente. Per fortuna una sorella che grazie a Dio è ancora viva, 88 anni, che si è sposata nel 50 e vive in America da allora, e lei mi ha mandato 2,45 giri del grande Elvis. Uno era Jailhouse Rock, delinquente del rock and roll, e l'altro Love Me Tender, tratto dal film Fratelli Rivali, o in americano The Reno Brothers. E io prima cosa sono rimasto colpito anche dalla copertina, queste basette, questo ciuffone, questo personaggio, occhi azzurri, un bellissimo ragazzo. Poi ho sentito quella voce e piano piano ho chiesto a mia madre una chitarra, mi ha comprato una chitarra molto economica, con la quale io poi scoprì che bisognava imparare accordi. Per fortuna sotto casa avevo un falegname che sapeva che io ero molto bravo a 14 anni con la fionda. Avevo una fionda pericolosa anche, perché aveva degli elastici potenti, piegavo i chiodi con la pinza e diventavano... E gli ammazzai 4 topi, perché lui aveva un'invasione di topi nella falegnameria. Gli ammazzai 4-5 topi e lui mi insegnò, era bravo con la chitarra, ogni topo morto mi insegnava un accordo. Così è stato, ho imparato questi 4-5 accordi e ho cominciato a imitare Elvis Presley per piacere a questa ragazza. Non è che avessi le idee chiare che volevo diventare un cantante, io non sapevo cosa fare della mia vita a 14 anni, però volevo conquistarla, almeno piacergli, e quindi ho cominciato così. Poi mia mamma si è innamorata di come cantavo, come tutte le mamme che sono innamorate dei loro figli, e quindi ha fatto di tutto per farmi arrivare ad avere un'audizione alla RAI. Lì ho avuto la mia prima delusione, perché alla RAI mi hanno ascoltato dei signori con i capelli bianchi, una commissione, uno di questi maestri, mi sfugge il nome, Razzi, il maestro Gastone Razzi, capo della RAI, e mi hanno detto: sappiamo che lei ha 14 anni, continui a studiare, perché lei è negato, lei non farà mai successo. Io mi mise a piangere, c'era un chitarrista allievo di Segovia, di André Segovia, grande concertista di chitarra spagnolo, Mario Gangi, che ha collaborato anni e anni con Fausto Cigliano, e lui mi ha rincuorato e mi ha detto: lasciali perdere, questi sono dei tromboni, tu continua. E allora ho continuato. Poi mi è capitato di andare a ripetizione di greco da un professore a Milano, dove c'era anche il fratello di Andrea Lovecchio, che è un autore molto famoso che ha dato canzoni a Mina, a tutti quanti, e quello mi ha portato alla Ricordi. Mi ha portato alla Ricordi per vedere com'era una casa discografica. Io ho trovato una chitarra in un angolo, ho cominciato a cantare una canzone per una segretaria biondina che si chiamava Stelvia Ciani,
e come nei film, cioè quelle cose da sogno, si è aperta la porta e il dottor Vincenzo Micocci, direttore artistico della Ricordi, ha detto: ma chi cantava qua? Ho detto: guardi, scusi, forse ho alzato la voce. No, no, venga dentro. Insomma, mi ha ascoltato altri 3-4 pezzi e poi mi ha chiesto se volevo fare un contratto. E allora ho fatto questo contratto, i primi 3 dischi non hanno venduto nulla e volevano mandarmi via, ma il papà di Mogol, che diventava, era come un zio, Mariano Rapetti, direttore delle edizioni Ricordi, mi ha detto: ma non hai una canzone tua? E io gli ho fatto sentire le note, senza parole, della Lacrima sul viso. Ah, a quel punto lui ha detto: ti faccio incontrare con mio figlio Mogol. È arrivato Mogol e mi ha portato in studio di registrazione a fare il provino, e nell'arco di 15 minuti, che era il tragitto tra Piazza Duomo a Piazzale Corvetto, praticamente ha composto le parole. Da lì poi tutto il resto lo sappiamo tutti, quello che è successo. Storia. Nello, so che tu hai delle bellissime domande per il nostro Bobby, vai pure. Volentieri, ciao Nello. Intanto buonasera, ciao Bobby. Senti, buonasera, ciao. Allora, è inutile raccontarti che avevo 14 anni quando nel 64, insomma, ti vidi in questa scatola in bianco e nero cantare Una Lacrima sul viso. E da lì ovviamente è partito l'amore, la passione per Bobby Solo, e io sono anche un fan sfegatato di Elvis Presley. Allora, la domanda... Io aggiungerei, se tu me lo permetti, Nello aveva iniziato la sua carriera, diciamo, di cantante, poi per diversi motivi ha dovuto smettere, però è uno di quei cantanti che ancora fa concorsi, no? Per quando c'è, appunto, ci sono eventi su Elvis Presley. E... Va bene, più che concorsi faccio delle serate. Con amici. E diciamo, una volta che lo hai detto, ho partecipato a 16 anni al Festival di Napoli. Ma torniamo a noi. Sì. Allora, sì, io volevo dire, i grandi del rock and roll, no? Alcuni nomi ti dico: Little Richard, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, James Brown, Fats Domino, Johnny Cash. Cioè, sono tutti nomi altisonanti, no? Che di fronte però al mito di Elvis Presley sembrano, non dico scomparire, ma hanno una dimensione, cioè la loro dimensione si fa piccola rispetto a una grandezza immensa ed una permanenza nella memoria delle persone di questo grande mito quale è Elvis, insomma. Certo, e quindi volevo sapere da te più o meno che ne pensi, cioè quali motivazioni adduci tu a questa realtà, perché è una realtà, stiamo parlando di grandi nomi. Certo, allora la mia opinione è questa, diciamo che i cantanti o gli artisti, in generale il buon Dio gli dà qualcosa, chi gli dà l'arte compositiva, a chi gli dà una voce potentissima, aggressiva, a chi gli dà un carisma, un magnetismo particolare, a chi gli dà magari non tutta una grande musicalità, ma una grande bellezza degli anni della gioventù. Ora, Presley era un alieno, perché è stato prima di tutto 50-60 anni avanti, ancora oggi è più che moderno, e soprattutto aveva magnetismo, comunicativa, autoironia, bellezza, aveva 2 ottave e 1/3, che è una roba tremenda, cioè proprio, cioè in effetti un compendio di tutto spaventoso, cioè è capitato. In più aveva una mente con la quale aveva elaborato, io per cercare di capirlo mi sono, diciamo, 25-30 anni fa documentato, perché come dite voi giustamente a Napoli, nessuno è nato imparato. Lui non poteva aver imparato tutto da solo, cioè lui aveva avuto delle influenze, e aveva avuto influenze dal mondo del blues, del rhythm and blues, del gospel e del country. Allora mi sono informato con gli appassionati e i biografi, fino a che sono andato a comprare tutti i dischi che ascoltava lui. Li ho comprati, li ho ascoltati, e mi sono fatto una mini cultura anch'io.
sono stato in visita nella casa dove è nato, che era una baracca umilissima, unica famiglia bianca nel quartiere nero di Old St. Hilo Road a Tupelo, Mississippi. A Tupelo, sì. E io questa baracca, c'era il bagno con una cabina con un buco nel giardino, una baracca di legno umilissima, famiglia poverissima, e a 100 metri, ancora oggi, cioè oltre che la sua statua in bronzo, c'è la chiesa dove lui a 6 anni, con gli occhi sgranati e le orecchie ben aperte, andava ad ascoltare i cantanti di gospel, di spiritual, e si imbeveva. Bellissimo, di quella meraviglioso. E quindi Elvis è irripetibile. E poi, certo, come tu conosci Elvis, e forse gli altri non sono così ferrati nella materia, dal provino che lui ha fatto per sua madre, My Happiness, ad arrivare alle sue interpretazioni in The Ghetto, My Way, Blues for Shoes, è una cosa spaventosa. Quindi tutti gli altri sono forti. Johnny Cash è fantastico, Jerry Lee Lewis aveva un modo di suonare il pianoforte. Io ho cantato 8 anni fa a Liegi, e che già a una certa età aveva Jerry Lee Lewis, e ho avuto l'onore di cantare in questo teatro 15 minuti prima di lui, e poi sono sceso sotto a guardarlo. Ma quello che mi ha colpito non è stato il rock and roll. A un certo punto lui ha cantato una canzone country di Hank Williams, You Win Again, che è una canzone dove dice che questa sua donna lo tradisce, tutti lo sanno in città, e lui aveva tentato di separarsi, ma lei ha vinto e lo ha riaccalappiato. E io mi sono messo a piangere, perché è una roba spaventosa. Quindi Jerry Lee Lewis, fenomenale, incredibile. Che bello, Johnny sono Cash, testimonianze meravigliose le tue. Guarda, io ho avuto anche la fortuna di vedere dal vivo Johnny Cash, perché io ho venduto molte copie nel 67-70 in Germania. Risponde la segreteria telefonica di 339. Aiuto. C'è una sorpresa per te, Bobby. Aspetta un attimo, che dovrebbe arrivare. È entrato la segreteria. Sì, ma arriva, non preoccuparti. Posso continuare o no? Sì, se non arriva subito la persona, vediamo un attimo. 2 secondi, riproviamo. Sì. Vediamo, perché l'ho avvisata, quindi dovrebbe rispondermi. È una sorpresa per te. Mando un messaggio, quindi tu continua pure, dai. C'è una segreteria. Allora, simpatica, queste cose succedono solo nel live, dal vivo. Allora, i direttori della CBS di Francoforte mi hanno detto che nella base americana di Ramstein c'era Johnny Cash con la moglie, e c'era anche il chitarrista Carl Perkins, quello che ha composto Blue Suede Shoes. Certo. Sono andato a vederlo, l'ho incontrato, era alto credo 1,90 m, un gigante. Mi ha dato una mano enorme, la mia è scomparsa, e non ho avuto una parola, non sapevo cosa dire. C'era sua moglie, June Carter, e prima sono esibiti 3 biondoni che cantavano gospel con le basette bionde, tutti col ciuffo tipo la Elvis. Poi è uscito Carl Perkins, ha fatto 3-4 numeri, poi la moglie, e poi è uscito Johnny Cash con una chitarra, una Martin nera, si è seduto sull'amplificatore di Carl Perkins, ha fatto un concerto pazzesco. Quindi, e poi, come dicevamo, anche gli altri nomi che hai detto, ognuno aveva qualcosa, e Johnny Cash aveva un grande carisma, ma non aveva la bellezza. Cioè Elvis è un po' come Marilyn Monroe, cioè quelle persone aveva i lineamenti del Davide di Donatello, le proporzioni, certo, fronte, certo, naso, ecco, cioè, sì. Per cui poi era un compendio di tutto. Sì, ma poi lui poteva cantare anche l'elenco telefonico. Con della segreteria. Addio, è ritornata la segreteria. La segreteria, niente di fare. Allora, lui poteva cantare anche l'elenco telefonico e lo trasformava in un capolavoro. Aveva, certo, questa, certo, dote innata, che viene dal profondo e non si sa da dove proviene. Ecco, questa. Ma è la cantava mia anche quando parlava. Esatto. Questo, diciamo, le persone del sud, Mississippi, Louisiana, Tennessee, io ci vado spesso perché mia moglie è americana, e vado in Alabama, hanno questo che loro chiamano Southern Drew,
da questo modo di cantilenare quando parlano, che poi è tipico anche delle persone di colore americani, gli afroamericani. Bene, grazie. Io posso continuare con la seconda domanda o mi fermo, certo. Antonietta? Beh, se arriva la segreteria, ok. Ci la seconda domanda è invece è una qualche cosa che ci appartiene di più. Dico questo, perché l'Italia non conserva lo stesso amore per i suoi idoli, quasi non dico a dissacrare, ma a cancellare lentamente il periodo più proficuo e bello della nostra esistenza musicale, poetica, no? E tanti nostri cantanti attualmente sono costretti ad andare all'estero per lavorare. Certo, questo è un fatto che non posso dare veramente una risposta, perché io sono dalla parte di quelli invece che conservano, quindi non, è una scelta che io non mi permetto di giudicare. Io per esempio un cantante che adoro è Murolo, per dire. Ci sono tanti cantanti, non so perché questo accada, ma comunque insomma Elvis è un caso raro, perché guarda che anche in America, in Francia, io non sento parlare di Frank Sinatra, eppure Frank Sinatra aveva un phrasing e un timbro di voce era diverso da Elvis. Però siccome io amo anche jazz e amo anche gli standard americani degli anni 30-40, I Got You Under My Skin e tutti gli altri pezzi che lui cantava, Sinatra non ne parla nessuno, eppure era padrone di mezza Las Vegas, era un uomo anche, si dice, protetto dalla mafia di New York, un uomo potentissimo economicamente, un uomo dalla voce inconfondibile, ma nessuno parla di Sinatra. Elvis è un caso a parte, quindi veramente, gli italiani veramente hanno nessuna colpa, perché gli italiani parlano di Elvis, anche gli italiani, cioè tutti, quindi non è che in Italia secondo me non c'è l'amore. Piano piano, quando una persona muore, uno ha un dolore profondo, ma gli anni sbiadiscono il dolore e la memoria. Però nel caso di Elvis, e questo mi fa piacere, perché come te e come io, ai miei umili 14 anni, ho scelto il cavallo giusto su cui puntare. Perché ecco, Elvis, certo, se ne parlerà ancora per altri 50-100 anni. Assolutamente sì. Tutto qua. Grazie. Grazie Nello, grazie, piacere. Grazie a te. Parlato di Elvis con te, piacere. Intanto torniamo, sì, sempre qui, siamo sempre qui in diretta con il nostro, sì, Bobby Solo. Volevo fargli una domanda io. Sì. Sì. Allora, un attimo soltanto. È forte questo. Eccoci qua. È un po' come le comunicazioni tra la Terra e la Luna, no? La mia lancia di Instagram. Volevo sapere da te, Bobby, in che modo secondo te il rock and roll è stato in grado di avvicinare i popoli e le culture del mondo? Beh, direi che innanzitutto nel caso di Elvis, lui ha creato un ponte in quegli anni 50 in cui c'era ancora parecchio razzismo nei confronti delle persone di colore, per cui Elvis è stato fondamentale. Quando ascoltavano That's Alright Mama, gli afroamericani pensavano che lui fosse dei loro, e quindi ha unito moltissimo le persone bianche con le persone afroamericane, quindi è stato molto importante questo. Poi il rock and roll ha preso varie strade, no? Che possono essere i Beatles, possono essere i Rolling Stones, i Led Zeppelin, i Deep Purple, qualsiasi. E questo rock and roll, o rock, perché rock and roll magari uno pensa solo a magari invece il rock in se stesso, facendo gente come a Woodstock, 500.000 persone, oppure negli stadi,
come ho visto io 45.000 persone al Flaminio, ho visto gli U2 12 anni fa, un concerto meraviglioso. Ma la cosa molto, molto piacevole è che alla fine del concerto, con un volume incredibile, un basso e una batteria alti 40 metri, alla fine passavano il pezzo di Elvis. Pronto? Pronto, Bobby! C'è una sorpresa per te, Bobby! Pronto? Pronto, Bobby, come stai? Tutto bene? Anche per me. Pensavo... Rosanna Fratello in diretta qui su Radio Free Station. Buonasera a tutti, buonasera. Ciao, Bobby. Buonasera. Ciao Bobby caro, come stai? Tutto bene, tutto bene. Il tuo piccolo, il tuo piccolo grande? Oggi ha fatto la sua lezione di nuoto, è andato a nuoto, ha mangiato, adesso va a dormire perché sta dall'asilo, e quindi allora è forte, perché tutti i bambini, come immagino anche i tuoi nipoti, meglio certo. questo bambino è incredibile, è particolare perché, sì, perché ci ha raccontato che in asilo ci sta uno che si chiama Lorenzo, che è un bullo, e ha detto è un bullo perché non ha l'amore della sua mamma. Quindi ha creato una giustificazione psicologica. Poi una volta l'anno scorso al parco giochi una bambina un po' cattivella gli ha impedito di usare il parco giochi, e lui ha detto alla mamma: non ti preoccupare, quella bambina ha perso la sua felicità. Le bambine sono un po' pazzoie, no? Cioè le femmine, noi femmine siamo un po' pazzoie, allora. Buonasera anche da parte mia, Rosanna Fratello. Volevo chiedervi una cosa: negli anni '80 voi avevate insieme all'altrettanto grandissimo Little Tony formato un trio chiamato Robot, vero? Come mai questo nome? Vero. Ho capito bene. Il nome è Rosanna Robot. E purtroppo, ecco. E mi ricordo che tu, Bobby, gli dice: mi spiace Tony, come possiamo fare? A te manca una vocale in più. L'abbiamo un po' finalizzato, povero. Era il nostro robot, grande Tony. Era fortissimo. Era favoloso, aveva anche dei aneddoti che ho raccolto nel camerino. Certo. Uno di questi che si può dire. Lui mi ha detto che una volta andò con una sua ragazza in un ristorante a Milano, dove gli misero una cifra enorme a persona, e lui, molto fine, tutto elegante, disse al cameriere: mi chiami il direttore. Arrivò il direttore pallido: cosa c'è signor Tony? C'è qualcosa che non va. Mi abbraccia. E perché la devo abbracciare? Non ci vedremo mai più. Era forte. Lui era un generoso, però giustamente cose poi diventavano un po' strane, insomma, regolare che si lamentasse. Mia moglie là al Jolly Hotel a Milano, avevo visto, parlo di 21 anni fa, che c'era del caviale, avevo visto il prezzo, che era come adesso 70 euro, se non che... questo cameriere continuava a portare questo caviale, che io pensavo che erano sempre 70. Alla fine è arrivato un conto come 250 persone, una roba tremenda. E allora mi ha detto questo cameriere: ma qui c'è il signor Castagna, il presentatore, che ne consuma un barattolo al giorno. Dico: vabbè, un altro budget. Si vede che li guadagnava i soldi, no? Per poterselo pagare. va bene. È così. Comunque Bobby sei sempre un grande, è sempre ma bello anche tu sei una cantante grandissima, fortissima. Diciamo che noi siamo veri. Sì, il nostro pezzo, dobbiamo fare il pezzo insieme, Bobby. Ma io aspetto che il nostro grande Nicodemo Scilanga mi faccia ascoltare il pezzo che sono assolutamente felice, che ho composto io e che tu inciderai, con molto piacere. Perché dovete sapere che Bobby non le scrive le canzoni solo, lui le scrive anche per me. No, ma io adoro fantastico. La mia musica cantata da altri artisti bravi come Rosanna,
perché assume un'altra caratteristica. Anche se piangi se ridi nel lontano 65, la incinta sì. Nina. E devo dire che mi ha fatto molto, molto, molto piacere sentire poi la grande, il grande Claudio Baglioni 12-13 anni fa ha inciso un album, si chiamava Le più belle, e ha cantato sì. La lacrima, anche questo mi ha dato un grandissimo piacere. E certo, meraviglia, certo, grandi soddisfazioni, sì. Meriti. Eh sì, io, guarda, è stato un piacere stasera questa bella sorpresa. Anch'io, davvero, notizie davvero. Dell'amico Di Vasto, tanto che siamo qui tra pochi amici. Ma guarda, amico Di Vasto non l'ho più sentito, non l'ho più sentito. È sparito. No, non è sparito, è sempre lì, lo devo risentire. Lo va bene, insomma, forse domani, dopo, insomma, qualcosa ti faremo sapere. Al nostro grande farà sapere. Assolutamente, assolutamente. Al massimo ci vediamo lì. Ma certo, con gran piacere. Sono contento. Ti sento male adesso, aspetta, non ho capito cosa hai detto perché ogni tanto va via la voce. Ho detto, mi fa piacere sempre che ci sentiamo e spero ma che certo. Ci vediamo presto. Assolutamente sì, dobbiamo vederci, dai. Un caro saluto a marito, nipoti, sì, figlie, grazie. Anche genere. Tu al tuo bimbo, a Chantal, ai tuoi figli, alla tua, a tua moglie che è carinissima davvero. Grazie, un bacione grazie. Grande a tutti, anche a noi te. Ci sentiamo grazie presto e grazie per avermi chiamato. Grazie a te Rosanna, grazie a te. Grazie a te, grazie. Un bacione a tutti, ciao Rosanna. Ciao. Nel frattempo ciao. Bobby, voglio dirti sì. Che ti manda un grande abbraccio anche Gigliola sì. Cinquetti. Non è potuto intervenire grazie. Perché ottimo, si trovava in una Gigliola. Sì, si trovava in una riunione e quindi non poteva parlare, infatti ha visto la mia chiamata, mi ha risposto, dice non posso parlare, comunque me l'abbracci tantissimo, quindi un abbraccio anche da parte della grande Gigliola Cinquetti. Gigliola, mi ricordo nel Canta Europa del 67, noi giravamo Claudio Villa, Gigliola, Caterina Caselli, molti artisti, giravamo l'Europa sul treno di Ezio Radaelli e il 18 marzo, quando io facevo gli anni, la Gigliola e Caterina hanno preparato una torta e mi hanno fatto il compleanno sul treno. Bellissimo. È stata una cosa che me la ricordo ancora. Senti Bobby, per concludere questa serata meravigliosa sì. Che noi abbiamo trascorso con te, un saluto particolare vorrei che tu facessi ai nostri ascoltatori di Radio Free Station, così come ti assolutamente vengono? Anche perché coloro che ascoltano una radio che si chiama Libera, Radio Free Station, sono sicuramente liberi, come io ho sempre tentato di essere, liberi da ogni pregiudizio, da ogni preconcetto e da ogni tipo di vincolo. Quindi un caro abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Free Station, io mi auguro che in questa trasmissione, dopo il mio intervento, potrete passare per esempio da quell'album Elvis Lives, la canzone Fever di Elvis. E poi ricordo a tutti che se volete mi potete contattare su Facebook, dove troverete sempre qualcosa che mia moglie mi aiuta in questo compito. E poi ho anche inciso un disco con una mia giovane chitarrista che si chiama Silvia Zaniboni, parlo agli appassionati di blues, che non sono probabilmente tanti, che si chiama Blues for Two e si trova su Spotify e iTunes come Elvis Lives o Lives, che potrete, se vorrete, ascoltare. Sì, noi lo abbiamo proprio comprato tutto l'album già da iTunes, quindi lo abbiamo completamente grazie. Tutto, Bobby. Passatelo. Certo che lo sì, sì, lo passiamo, certamente lo passiamo in radio dopo questo tuo sono intervento che è stato veramente fantastico, una bellissima chiacchierata, una bellissima intervista. Noi passeremo alcuni tuoi brani del tuo album, benissimo, tra cui quello che benissimo. Hai appena citato tu, Fever, se non sbaglio. Benissimo, poi dall'album Meravigliosa Vita c'è una canzone a cui io tengo particolarmente che si chiama Cartolina da Shanghai. L'album Meravigliosa Vita, forse voi già ce l'avete. Sì, sì, ce l'abbiamo caricare. Anche quello, sì. Quella è una canzone che amo tantissimo, Cartolina da Shanghai. Ok. Che tra l'altro, insomma, si parla sempre di Cina,
della cultura asiatica, quindi potrebbe essere pure piacevole ascoltarlo. Ecco. Un caro saluto. Io faccio, posso fare una richiesta? Certo. Certo, Nello, certo. Ecco, la richiesta a Bobby è quella di venire a Napoli e magari di produrre un disco tutto con canzoni napoletane. Io adoro questo, è uno dei miei sogni. Essendo un appassionato di Murolo e non essendo un cantante, diciamo, tenore, ma essendo un cantante crooner, io da solo già a casa mia faccio le canzoni di Sitencello Guie a Voce Notte con degli accordi leggermente sostituiti jazz, e quando volete tu mi puoi contattare con la signora Mirtilla, ti può dare il mio telefono e ci mettiamo d'accordo. Se c'è qualcuno che ha piacere a produrlo, io sono d'accordissimo, perché la canzone napoletana è meravigliosa. Quando ero in tournée nel 2011 in Francia con Demis Rousseau, Patrick Jouvet e altri 14 artisti, in camerino cantavo delle canzoni napoletane con la chitarra e loro mi dicevano: ma perché non fai un disco con queste canzoni? Quindi quando vuoi sono pronto per incidere questo disco. D'accordo, grazie. Ok, Nello, grazie. Grazie, grazie Bobby. Allora saluti a tutti gli ascoltatori e ci sentiamo ancora presto su Radio Free Station, va bene? Va benissimo, grazie mille Bobby, buona serata. Allora un momento Bobby, grazie. Bobby, un momento che c'è un'altra sorpresa per te, 2 secondi soltanto, un momento. Okay. Dammi pure il fisso, aspetta che lo scriviamo immediatamente. Allora, vai 039. Sì? Ok, ti chiamo immediatamente allora, va bene? Ok, grazie mille. Perfetto, allora ciao. Siamo in attesa di e allora Bobby, ci sei ancora? Per ringraziare il nostro Bobby Solo, che è un grande amico, grazie, della Bobby, nostra emittente. Un momento, perché stiamo facendo un'altra telefonata con la speranza. Sì, gliel'abbiamo detto Mirtilla, quindi allora 2 secondi solo, sì. Per quale motivo non riusciamo? Risponda. Oh Madonna, Norie mi dice numero non valido, per quale motivo? Allora prova a richiamarla. Ok, 2 secondi soltanto, intanto magari chiacchierate un attimino e vediamo. Sì. Per quale motivo il numero mi dice non valido? Lo riprendiamo di nuovo. Deve forse aver non prende in una zona che non prende. Vabbè, intanto che Mirtilla ti riesce a fare la sorpresa, voglio parlarti di un'altra canzone. Al tuo amore non ci credo. Un'altra canzone che è veramente molto bella, comunque, Bobby. Grazie moltissimo. È una canzone che ho intenzione di incidere anche in lingua spagnola e in lingua francese, perché penso che per quei mercati anche potrebbe funzionare in Latino America. Esatto. Infatti, stiamo lavorando su questo progetto. È una canzone che ha, oltre che essere molto bella dal punto di vista, sì, molto bella dal punto Nicodemo Scilanga, Nicodemo, grande, sì. Scilanga. Sì. Oltre che essere molto bella dal punto di vista del testo, è anche molto bella dal punto di vista ritmatico, quindi potrebbe veramente nei paesi latini andare molto bene, sì. Tipo una baciata un po' più moderna, però sì, è vero. Sì. Allora Mirtilla, ci siamo? Pronto? Penso di sì, perché sento squillare ci siamo. Eccoci qua. Eccola qui, la nostra Iva Zanicchi. Ciao. Bravo, Iva. Ci siamo riusciti. Bobby? Carissima Iva. Ciao. Ci siamo sentiti da poco, ci siamo visti l'altra sera. Sì. Io sto bene. Iva, non ti ho salutato, guarda, l'altra sera perché c'era troppa confusione. Volevo dirti che il tuo bambino è meraviglioso. Hai una moglie stupenda, ma tuo figlio è uno spettacolo. Complimenti davvero. Innamorato di lui sono perso. Ma ti voglio dire, se tu guardi Facebook mio, che è quello pubblico, quando tu scherzando alle prove fai vecchio scarpone, quanto te si sente Ryan vicino alla mamma che l'aveva ripreso, che fa una risatina e poi fa in americano vecchio scarpone. Ma dai.
lo guardo, è un artista, Bobby Solo, ricordati che carissimo Roberto, quello lì diventa un artista, ma lo si vede, lo si vede subito. È vero, sono contento perché tu c'hai l'occhio giusto, che hai tanti con tanto padre, anche di televisione, eccetera. Io penso che o attore o cantante, qualcosa di artistico farà. Assolutamente, secondo me sì. E poi ribadisco quello che ho detto l'altra sera, perché lo penso, tu sei la più bella voce in assoluto, ma non solo italiano, non solo italiano, parliamoci chiaro, la tua voce rimarrà unica, va bene. Noi siamo perfettamente d'accordo con te, Iva. Siete d'accordo? Sì, sì, perfettamente d'accordo. Speriamo che ci rivediamo presto su qualche altro bellissima situazione. Sì, me lo auguro anch'io. Me lo auguro anch'io perché sai che ti voglio bene, ti stimo e ma sono sincera, lo sai, da sempre. Contraccambio, perché anche tu hai una voce bellissima, una grande vita. Ecco, sito anche lì alle prove. È vero. Ecco, speriamo che ci vediamo presto. Ma sì, che Dio ci dia ancora la salute e la forza ad andare avanti. Grande, abbiamo un lavoro meraviglioso, lo dobbiamo portarlo avanti ancora per anni. Ti do un bacio. Senti, Roby, salutami tanto tuo figlio. Un bacione vero, grosso, affettuoso, ok? Vado a darglielo subito appena finisce l'intervista. Grazie. Un'ultima cosa da parlare. Anche, intanto un saluto a Riva Zanicchi. Voi siete stati abbinati in un festival di Sanremo con la canzone Zingara. Sì, certo. Per me è stato il mio più bel Sanremo, perché appunto ero con lui ed eravamo giovani, lui più giovane di me, eravamo pieni di entusiasmo, è stata la vittoria in assoluta, l'assoluto più bella della mia vita al Festival di Sanremo. Io canto ogni volta Zingara e prendo un applauso forte uguale alla... Allora Bobby, glielo facciamo allora questa volta, glielo facciamo noi questa volta un regalo invece ad Iva Zanicchi. Glielo canti proprio 15 secondi di Zingara, così lo ascoltiamo a tutti. Questa mano Zingara, leggi pure che destino avrò, parla del mio amore, io non ho paura, perché lo so che ormai non mi appartiene. Grande, grande. Amore, che voce grande. Melodiosa. Grazie. Che voce che scende subito al cuore. Grande. Grazie di questo omaggio, Bobby. Un bacione. Ciao, a presto, spero. A ciao. Grazie mille, Iva. Sei sempre una grande. È un piacere per Bobby Solo sempre. Anche grazie, per voi, ma se c'è lui. Grazie a voi. Ciao, ciao, ciao. E allora, Bobby, che dirti? Grazie di esistere. È una bellissima sorpresa. Avete sentito la Iva, che è una donna dolcissima come Rosanna. Grazie di questa splendida serata. E ancora rinnovo i miei auguri a tutti gli ascoltatori di Radio Free Station. Grazie Bobby, un abbraccio grande. Buona serata. Grazie a te, grazie. E noi continuiamo con questa meravigliosa canzone cantata proprio da Bobby Solo. Ascoltiamola insieme. Much too soon, just put into bars of stardust, just hang out one silly moon. Oh, they got their love torches burning when they should be playing it cool. I used to love, but now I'm the same. Take a look at the brand new fool. Fools fall in love just like schoolgirls, blinded by rose-colored dreams.
They build their castles on wishes, with only rainbows for beams. They're making plans for the future, when they should be right back in school. I used to love, but now I'm the same. Take a look at the brand new fool. Is burning when they should be playing it cool. I used to love, but now I'm the same. Take a look at the brand new. Just like schoolgirls, blinded by rose-colored dreams. They build their castles on wishes, with only rainbows for beams. Oh, they're making plans for the future, when they should be right back in school. I used to love, but now I'm the same. Take a look at the brand new fool. Nello, sì. Allora grazie per essere intervenuto. Grazie a voi sempre di Radio Free Station, grazie a te Antonietta, un saluto a Luigi e un saluto ai nostri ascoltatori.